ti vengo a prendere a caccia degli stinchi, capito? Siamo già in diretta. Certo. Anche Beletta, non sono sempre così battagliera, però devi sapere che oggi mi sta facendo arrabbiare un po' come al suo mio, eh. Va bene. Max, cos'hai da dire a tua discolpa? Ha ragione, però messa così non riuscivo a stare zitto. Non ce la facevo, era qua. Va bene. Allora, dovete sapere, ricomincio la ricetta dei biscotti, come li hai chiamati? Di rimasugli. Perché mia figlia mi ha portato dell'altro uovo di Pasqua. Va bene, adesso sto preparando i biscotti per i miei bambini. Ho messo la farina, ho messo lo zucchero, un pizzichino di sale, il lievito, sempre quello vanigliato per dolci, e anche la scorza grattugiata del limone. Adesso metto un po' di burro. Mm-hmm. Tanto per non fare nomi. Che nomi? Del burro. Oh, beh, vabbè, ognuno mette quello che vuole, adopera quello che ha. Io adopero questo perché mi piace, cosa devo dire? Anche la farina, hai visto, è di quella. Ah, cosa posso dire io? Bene. Sempre faccio. Ciao Federica, grazie, ci dice siamo meravigliose. Vi dico adesso com'è nata questa faccenda, perché lei dice mia figlia mi porta le uova di Pasqua, ma lei, la suddetta Spisni, ha regalato ai miei figli, suoi nipoti, per Pasqua un'esagerazione di uova di Pasqua. No, io ho regalato lei come tutti gli altri. Ecco. Non è mica colpa mia che ognuno, ciascuno al mondo ha portato l'uovo di Pasqua ai miei nipoti. Insomma, ho portato le mie. Avevo una dispensa, ho dovuto buttar via i piatti per metterci dentro le uova di Pasqua, va bene? E allora abbiamo pensato di fare i biscotti, così li abbiamo per domani a colazione e smaltiamo anche un po' d'uova. Sì, un po' li abbiamo messi nella torta al cioccolato. Abbiamo fatto anche quella con la torta al cioccolato, ti ricordi? Ma non gliel'abbiamo data, la ricetta, poi ve la diamo. Ma non gliel'abbiamo data loro, ma noi l'abbiamo fatta, eh. Ah, beh, certo. Al cioccolato, l'abbiamo preparata. Poi ho fatto i panini al cioccolato. Sì, sì. Anche voi ne avete di uova di Pasqua da smaltire? Se volete abbiamo una serie di ricette per le uova di Pasqua da smaltire. Questi sono i biscotti. Perché faccio i biscotti? Perché durano poco, perché se li mangiano, ma se nel momento in cui uno non li mangiasse, i biscotti asciuttini durano per sempre, messi nella scatola di latta. Così da, mi rimane un goccio di latte, non metto anche molto. Ci metto tutto qua, dopo ci penserò, lo zucchero già ce l'avevo messo. Qua, l'impasto, non è una frolla, perché vedi che c'è il latte, ci sono le uova, però io quando metto il burro sempre cerco di amalgamarlo prima, cioè di distribuirlo, non amalgamarlo, distribuirlo prima, perché l'impasto mi piace di più. Rimane sempre un po' più friabile, a dirla bene. La farina che ho preso è una doppio zero, perché quando si fa la pasticceria è importante. Poi sono, alla fine, sono biscotti, sono biscotti casalinghi, buonissimi, da poche pretese. Ci hanno chiesto che farina usi. Questa è quella della Coop, doppio zero della Coop. Però, purché sia una buona farina di grano tenero, doppio zero, dopo dipende da dove abiti, dove vivi, troverai sicuramente. Noi abbiamo anche quella che usiamo di un mulino piccolo della provincia di Bologna città metropolitana. Però la grande distribuzione, per esempio quella della Coppa, va bene, ce ne saranno anche altre, che non devo fare pubblicità a uno piuttosto che a un altro. Però me l'hai chiesto, te lo dico, io ho usato quella della Coppa, ecco. La impastata è impastata. Poi adesso, giusto per fare, per avere la comodità di lavorarli, per non... cioè per fare una cosa ben fatta, io faccio così, lo divido, faccio due terzi, un terzo, così, questo lo tengo qua, saranno due terzi, sì, te. Ci chiedono quanto durano i biscotti. Ah, finché non li hai finiti, perché del resto sono un prodotto senza pure. Quanto durano?
Adesso quando rivede Ulisse sai quanto dura? 10 minuti. Però se non c'è Ulisse in giro che se li mangia tutti subito, li metti nella scatola di latta, tipo quelle che si comprano con i panettoni, con le colombe, o una scatola di latta che ti sei comprata solo perché è una bella scatola di latta, e durano mesi. Non, cioè, una volta si tenevano lì le pasticcerie nella scatola di latta perché si diceva se viene qualcuno devi avere qualcosa da offrire, è giusto? Ok, adesso questa la lascio lì appoggiata un momento, questa la lascio qui appoggiata un momento e prendo in mano le uova di cioccolata. Mm. Allora ragazzi, per tutti voi che ci state chiedendo la ricetta, è già scritta sul sito www.vsb-bologna.it. Per Gianluca che si chiede chi sia Ulisse, è mio figlio, un gran mangiatore di cioccolate. Allora, io adesso uso il cioccolato dell'uovo perché è quello che devo recuperare, ma qualsiasi cosa tu voglia recuperare, così va bene, che siano nocciole, noci, uvetta, come posso dire, tutto quello che sai che ti piace. E io delle volte se ho dei canditi metto anche quelli, per dirti. L'importante è che tu rispetti indicativamente le proporzioni, che sono queste che ti guardi, ti fai con gli occhi, Io non fondo il cioccolato perché non voglio mettere dentro una cosa che è già fusa, anche perché questo è cioccolato al latte. Il cioccolato da pasticceria è un discorso, questo è un cioccolato che è già finito così, non lo devo perché molte volte si separa, soprattutto questo delle uova. Mi facevi segno, vuoi sapere qualcosa? Allora chiedono, David grazie molte, e Giuseppe chiede se vanno bene anche le gocce di cioccolato. Ma certo, se hai le gocce di cioccolato non triti niente perché sono già fatti a gocce, mm-hmm. Però con le gocce di cioccolato puoi fare tante cose, cioè le puoi usare benissimo, se non hai delle uova da finire, certo, puoi fare anche così. Ma le gocce, a dire la verità, le puoi mettere anche direttamente nell'impasto, non succede niente, perché quelle sono fatte per essere poi passate di nuovo in forno, non si disfano. Questo esatto. Cioccolato, se tu lo disfi, se tu lo tieni in mano un pochino, si disfa, perché è fatto per essere uovo di cioccolato, non è un prodotto da pasticceria, hai capito cosa ti voglio intendere? Sì, è proprio tutta lì la faccenda. Questo serve, va proprio bene per recuperare le uova di cioccolata. Allora, come vedi, io non l'ho disfatto adesso perché voglio che sia proprio, tenga tutto il suo sapore dentro e lo rimpasto velocemente perché altrimenti col caldo delle mani rischio di disfare l'uovo. Però insomma non è una cosa così pericolosa, cioè, si può fare tranquillamente. Esatto, così. Tu lo vedi, con le gocce ti rimarrebbe uguale, ma non hai bisogno di fare questa cosa che sto facendo io, puoi metterlo direttamente nell'impasto, ti fai i tuoi biscotti e vengono già benissimo così, perché torno a dire è un cioccolato che è lavorato apposta per fare quel lavoro lì. Poi prendo il mio mattarello, come diceva Gaglietta quando era piccolina, Adesso che ha la finestra, ha anche la R, cosa faccio? Faccio così. E scusa, ci chiede Anna, ma la cioccolata si può congelare? Oddio, no, non lo so. Ascolta, congelare, ho sentito congelare qualsiasi cosa, però lo sai che io non sono molto pratica della faccenda. La roba vuole cotta e mangiata. Perché vuoi congelare la cioccolata? La cioccolata va mangiata, è un prodotto che si conserva per molto tempo. Però prima di farlo diventare vecchio lo devi adoperare. Dovremmo chiedere a Bertusi, lui congela qualunque cosa. Sì, però poi ha dei freezer di roba che è là del 1750 e ancora, che forse li hanno lasciati in eredità e ancora non la adopera. Sì. Io dico, si la può roba congelare la cioccolata? Sì. Sì. Lui lo fa. Ed è buona quando la mangi? Non è ancora aperta, per la verità, no, è ancora nel freezer. È quella di quando ho compiuto 6 anni. Di la verità che è ancora nel freezer. Lui compra del garage solo per mettere dentro il freezer, per metterci dentro la roba. Poveretta me. Allora, vedi cosa sto facendo? Faccio questo, serve solamente perché
io riesco a distribuire in maniera uniforme che non ci siano dei pezzi senza cioccolata e dei pezzi tutta cioccolata. E poi perché così sei sicura che la proporzione con del cioccolato che metti è giusto con il biscotto, perché una volta che sono cotti devono essere corretti. Ecco, questo è qualche scappato un pezzo di cioccolata. E adesso faccio così. Perché faccio così? Perché così faccio prima a farli dopo. Io penso che questa grossetta sia più che sufficiente, quindi faccio queste porzioni. Questo chiamasi, guarda, corametto, che è di una praticità estrema. Noi anche quando lavoravo in pasticceria ne avevamo tanti, ma io non riesco a fare a meno in cucina dei corametti. Li trovi in qualsiasi supermercato, credo. Io l'ho preso in un supermercato questi, anzi, perché i miei sono quelli bianchi ancora vecchi di allora. Esattamente così. Ma guarda un po' che sono arrivati anche i ragazzi, eh? Adesso li tagli. Ma si vede che sono di due strati. Ma non c'è bisogno che siano di due strati. Sono ben distribuite le gocce, non hai delle gocce che ti scappano per di fuori. Perché quello è cioccolato dell'uovo, non staranno fatte le gocce di cioccolata, hai capito? Per questo dico, con le gocce non hai bisogno di fare questo malippo qua. È sufficiente che tu le metti nell'impasto e non succede niente. Questo vedi perché ce n'è un po' dappertutto. Poi sono gocce di cioccolata, se fossero noci, nocciole, lo stesso discorso, per non avere tutto da una parte, e tendenzialmente la parte esterna rimane più protetta perché è quella che non ha tutta la cioccolata di fuori, vedi? Poi li metti ben distanziati, perché sai, c'è il lievito. Poi ci sono due uova per così poca farina, quindi gonfiano questi. Sono quelli lì, guarda. Dimmi. Rosaria, molto gentile, ti ha mandato le stelline. Grazie Rosaria. Che bel nome che è Rosaria. Io ho un cognato che si chiama Rosario. Non so neanche quant'è che non lo vedo. Comunque un bel nome Rosario. Dicevamo stamattina come Fiorello, vero? È vero ragazzi, dicevate così? Come Fiorello, il Fiorello vero o il fratello di Fiorello è Rosario? Dottore Beppe. Come? Dottore Beppe. Beppe è il fratello di... ma quello è il fratello, il Fiorello vero. Beh, perché è meno Fiorello quell'altro. Insomma, voglio dire, quello per tutta la vita sarà per sempre il fratello. Ecco, anche se anche l'altro è il fratello. Va bene, dopo li fai tutti, di questo mi viene un'altra teglia. Questi vanno cotti in forno a 180-190 gradi, se ce l'hai ventilato è meglio, se no vengono bene lo stesso. Impiegano non più di 10 minuti, 10-12 minuti, comunque li vedi quando hanno la crosticina intorno. Quando sono gonfiano. Diventati così? Esattamente. Dopo li metti in una scatola di latta, tipo questa, vedi? Questa qua. Adesso io in questa ho la farina, ma ne ho tante. E in ogni scatola ci metto dentro delle cose diverse. I biscotti vanno sempre in queste scatole qua perché durano finché non passa un viso che se li mangia tutti. Ciao amici.